Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1242esima puntata di Eurotrack Simulator 2. Allora, in teoria oggi cominciamo la parte finale del nostro viaggio da 70.000 euro. Le luci sono già accese, perfetto. Lo Scania c'ha le luci automatiche, no, essenzialmente l'ho accese ieri, prima di... probabilmente prima di andare a dormire o qualcosa del genere, quindi stamattina erano già accese per quello. Allora, abbiamo 4 ore e mezza di guida di strada e 4 ore e mezza di guida. Ciò significa che dovremo farcela. Non ne ho la certezza assoluta, ma può essere che ce la facciamo. Non a passare col verde a questo semaforo, infatti, vedete che ovviamente scherzo. E niente. Oggi non abbiamo da fare gasolio, non abbiamo da fare pausa breve, non abbiamo da dobbiamo uscire solo uscire dalla città. Che è un po' una cosa che a volte mi dà fastidio, perché se posso mi fermo in autogrill, dato che il contrario della realtà, diciamo. Perché almeno sono già pronto a partire, sono già sulla strada e non devo starmi a perdere giorni nei semafori, negli svincoli, cioè... Non che abbiamo perso tanto, per fortuna qui siamo partiti bene. Un minuto e siamo praticamente già sulla strada, tra un minuto e mezzo saremo già in autostrada, quindi va bene. Però diciamo, se fossimo stati in autogrill a quest'ora eravamo già lì a 90, belli tranquilli, come velocità e via. Il nostro carico di non mi ricordo più cosa, pesce fresco che dobbiamo portare a Bremenhaven, mamma mia. Mi ha fatto veramente tanta strada, dalla Croazia fino al nord della Germania. Che poi non so perché portiamo del pesce fresco dall'acqua. Cioè, secondo me avrebbe più senso farlo arrivare dal nord a sto punto che da là. Però va bene. No, io no, cioè, no, nel senso, non ho visto mica semafori. Non penso ci fossero stati semafori per me, perché ho visto che ho sorpassato praticamente tutti. Non credo proprio, anche no, non ci sono stati, sono abbastanza certo. Ok, va già bene che abbiamo il camion un pelo alto, cioè un pelo più alto, perché se no lì ci lasciavamo qualcosa. Ho premuto la Q, non so se la Q fa qualcosa su Eurotrack. Spero di no. No, Bremenhaven non c'è scritto, però il navigatore mi segna di andare di qua, quindi io ci andrò. Ok, mettiamo 87. Mettiamo anche 90. Tanto va bene uguale. Perfetto, ok, forse è meglio non fare 90 qua. Stavo scherzando. Non si può fare neanche i 60 all'ora. Sembrava un po' meglio come cosa. Anche quello lì si è allargato un po'. Effettivamente è bruttino come cosa, in discesa. Ma chi lo fa uno svincolo del genere? Giusto in Germania che ci sono gli svincoli più strani del mondo. Questo ancora è fattibile. Non so se è più o meno come l'altro, ma in salita. E in salita ci sta, ma in discesa, cavolo. Immaginate un po' con l'acqua, come si dovesse un po' ghiacciare. Lì, che casino. Va a finire dentro, proprio dentro l'erba dello svincolo, al centro dello svincolo, in poche parole. Ok. Qua ci sono dei distributori. Quanti chilometri abbiamo? 15.273. Non è male, proprio per niente. Vi sto registrando questo video ancora, diciamo, non dico l'ultimo minuto, ma il giorno prima. Per quanto riesco, perché poi stamattina devo anche andare a lavorare, quindi non ho tempo per registrare più di tanto. Ho registrato questo video martedì di... sì, che 3 sarà? Sì, 3. Dove dicendo 17, non so perché, martedì 17. Magari martedì 17 dicembre, cioè il 17 dicembre è veramente martedì. Ora mi ha messo la curiosità e trovo il calendario sul telefono, ci guardo. Calendario. Martedì 17, no, il 17 è lunedì. No, martedì 17, oh! Vedete che... ma allora c'era qualcosa sto martedì 17, perché me lo ricordavo. È troppo... è impossibile che mi ricordi qualcosa di simile. Cioè, l'ho sparato a caso, quindi c'è qualcosa che devo ricordarmi di martedì 17, che ovviamente non mi ricordo, quindi boh, chissà. Devo un attimo guardarmi intorno per capire cos'è sta cosa di martedì 17, perché ora che ci penso c'era qualcosa questo martedì 17. È qualcosa di importante, sicuro, perché sennò non me lo sarei dimenticato se fosse stata una cavolata.
Ma no, a parte gli scherzi, sì. Devo cercare di farmi venire in mente cosa fosse. Lo farò semmai dopo, dai. Tanto da qui martedì c'è tempo, si spera. E allora, no, verso sì, abbiamo ancora un po' di strada. Primo 3 ore e mezza, 3 ore. Perfetto. Proviamo a infilare questa macchina perché siamo bravi. E niente, altro da raccontarvi, sinceramente non ce l'ho. No, è un periodo che non è che vedo molto da raccontarvi. Quindi cerco di do domani, per voi oggi, stamattina in teoria, ho cercato di registrare un po' 2 o 3 video almeno. Sempre che non capitino i soliti imprevisti, perché cioè i soliti. Se fossero i soliti sarebbero anche magari programmabili, peccato che sono sempre diversi, quindi. Sempre che non capitino imprevisti, perché almeno mi porto un po' avanti, se no ogni volta devo registrare il mattino per il pomeriggio, oppure il mattino. Cioè il mattino del giorno prima per il giorno dopo. Un po' non mi piace più di tanto fare così. Anche perché non dico che adesso avrei dell'altro di meglio da fare, però ho anche dell'altro da fare effettivamente. Ok, che Eurotrack lo registro. Dai, andiamo. Ci stiamo infilando in autostrada, ci vogliamo fermare? Niente, non ce la fa andare questo. Avrei anche dell'altro da fare, sinceramente, quindi non dico che butto via tempo registrando Eurotrack perché mi dispiace non far uscire niente, cioè non farlo uscire. Adesso è già da un po' che esce. Però qui c'è anche il divieto di sorpasso, proprio. Però diciamo che se avessi preregistrato quando c'era di meno da fare sarebbe stato meglio. Però vabbè, superiamo questo Mercedes che è scoppiato. Non ce la fa neanche a camminare da per lui. E andiamo, usciamo qua, che abbiamo la nostra uscita verso Bremen. Non ho detto bene, mi sembrava Bremen, però in teoria so che c'è Bremen, non Bremen. A meno che non è qualcosa di diverso. Che poi Bremen è diverso da Bremenhaven, quindi non lo so. Infatti c'è Bremen e Bremenhaven. Non so bene cosa sia, se è un'altra città, tipo, sì, beh, per forza. Se magari tipo una specie di distaccamento che ha preso il suo nome, non lo so. Non neanche se Bremen sia un nome tipo solo di città, o magari prende anche qualche denominazione da qualcosa, qualche fiume che ci passa, non lo so. Non credo, però, non si sa mai. Vediamo i cartelli cosa dicono. Bremenhaven 131. Bremen 77, 141. Sì, più o meno ci siamo. Ci ha dato di 10 km, ma metti che poi io devo cercarmi la mia azienda, quindi ci può stare. Una volta i chilometri erano sbagliati sui cartelli. Poi da qualche update li hanno resi un pochino più decenti. Qualche anno, già da qualche anno. Prima sparavano proprio a caso, magari erano tipo cartelli che tipo adesso segnavano 23 km. E invece erano tipo 130, una cosa così. Quindi sì. Per quello più che altro, non per altro. C'è uno scicagnone che porta una botte. In realtà io avevo tanti di questi semirimorchi, ora non ce l'ho più. A parte che adesso ci sono i rimorchi comprabili, quindi è per quello forse. Adesso, boh, vedremo. La 1.36 è da tanto che è in beta, dovrebbe penso quasi uscire. A meno che non è già uscita, io me la sono persa. Cioè, non lo so. Non lo so. Sapete che? No, penso sia ancora in beta. Anche perché probabilmente Eurotrack mi avrebbe fatto l'aggiornamento, se no. Credo sia in beta. Vedremo poi nella 1.36. Dato che nella 1.36 abbiamo già il changelog, abbiamo già tutto. E non mi ricordo assolutamente nulla. Perché io non vado più in beta, no? E passa talmente tanto tempo da quando esce la beta a quando poi la gioco io, che faccio tempo a dimenticarmi completamente tutto il changelog e tutto quanto che è stato aggiunto. Quindi devo riguardarmelo un po' adesso, perché se sì, ci sono tipo le deviazioni, qualcosa così. Dovremmo poi vederne 1.37 cosa metteranno, sono curioso di saperlo. Si so che è un po' presto a parlare di 1.37. È stata anche annunciata la data ufficiale di uscita del DLC del Mar Nero, là, Mar Morto. No, Mar Nero. Nero, sì.
Sono abbastanza sicuro che sia nero. Poi se è morto anche, ho pazienza. Condoglianze alla famiglia. Chi si è visto, si è visto. Quindi, mi sembra il 5 di dicembre. Quindi praticamente alle porte. 5 dicembre, mi sembra il 6. Non so, però so che voglio mettermi di qua prima che mi supera questo. Almeno mi butto in sorpasso di quest'altro bello Scania con un rimorchio con pavimento a scorrimento. Mi piace per guardare cosa c'è disegnato, è che vado, non è proprio il posto adatto per guardarlo. Perché sembrava bellino. O lo guardo da fuori. Sì, non sembra male. Perché più che altro eravamo un po' in un posto bruttino per fare il sorpasso e guardarlo. Bremen, Ausfahrt. Qui si arriva sempre ad Ausfahrt se uscite di qua. È gigantesco sto posto. Qualunque uscita, voi arrivate ad Ausfahrt. Qui ci sono i lavori. Sarebbero questi i lavori. Vabbè. Fanno due mucchi di terra, cosa fanno? Giocare i bambini? Fanno due mucchi di terra di fianco in mezzo al prato. Boh. A Bremen esplorata addirittura senza neanche che ci passo dentro. Questo mi fa molto piacere. Non tanto perché, ma perché, cioè, almeno mi ha rallentato un po' il tempo di guida, vedete che non va più straveloce. Sono ancora dentro Bremen, in teoria. Sì, perché il tempo va lento. Vedete quanto è lento il tempo? 9,5, ci mette una settimana ad arrivare a 9,6, poi una settimana a 9,7. Quindi, boh, meglio. Ora siamo usciti, vedete che va più veloce. 9,7, 9,8, 9,9. Non so perché è stata forse fatta l'area della città un po' troppo vasta. Avevo l'intenzione di espanderla di più e poi, boh, non l'hanno fatto? Non lo so. Però è una cosa abbastanza comoda perché ci rallenta qualche minuto. Cioè ci dà più tempo. Che poi sì, ha senso, questa cosa. È veramente una bella invenzione perché se fosse col tempo normale in città ti giochi, boh, 3 ore per uscire dalla città probabilmente a volte. In autostrada, essendo che vai, non ci fai tanto caso. Quindi ci sta il tempo che sia stato diviso in questo modo. Sì, in città ok che perdi tempo anche nella realtà, ma se no sarebbe troppo eccessivo sia per le ore di pausa che facciamo noi, sia per quelle originali del gioco. Quindi continuano ad arrivarmi i messaggi, io rispondo sempre nello stesso modo. Sia sul tachigrafo qua, che come funziona. Se cercate sul mio canale ITR, ho fatto un video che lo spiega bene tutto per filo e per segno. Se non funziona per qualche strano motivo, guardate un po' nel topic ufficiale, cercate se c'è qualcuno che ha lo stesso problema, oppure scrivete all'autore perché io non saprei, non sono io lo sviluppatore. Una cosa che purtroppo tanti, diciamo, magari pur non volendo sbagliano, cioè volendo sbagliano nel senso. A volte capita, spesso, se c'è qualche problema con qualche mod, con qualsiasi cosa, molto spesso vengo, diciamo, richiesto io a risolvere il problema. E se posso farlo, volentieri, però io non sono né il modder che ha fatto quella cosa, né ne so di modding per Eurotruck, ne so veramente poco. Quindi non faccio assolutamente niente, io non posso far niente, se non, a meno che non lo so qual è il problema, io provo a dire qualche soluzione, però non è che so tutto. Quindi sì, se c'è qualcosa potete provare a chiedere, ma aspettatevi magari anche che io vi dica, o tipo capita anche a volte che qualcuno mi dice: "Nen, come mai il gioco mi si chiude?" Bella domanda. Ma aspetta, è verde. Era verde, è ancora verde. Senza neanche un log, cioè. Sì, ok, per quello che ne posso io aiuto, però non è che. Qua, eh? Sì. Kaufland. Dove devo andare? Dietro qua, in marcia avanti o marcia indietro?
Sarebbe più comodo, non so, è uguale. A marcia indietro, perfetto. Sono rimasto bucato, come vedete. Telecamere che ci guardano, quindi facciamo bella figura. Perfetto. Ok, andrebbe bene, però non mi va bene a me. Se così gli va bene a me va bene. Ok, gli va bene a me va bene. Arrivati dopo 1530 km. Oh, continuo. Vediamo un po' che lavori ci sono. Carichi. Così se non troviamo qualcosa qui possiamo andare a Bremen. Allora, possiamo andare anche a Cambridge, a dire il vero. No, di nuovo qua, no, per favore. Vediamo un po'. 57, questo è buono. Potremmo prendere queste attrezzature mediche. Anche perché pesa poco. Cosa vuoi di più? È comodo sto carico. Devo andarlo a prendere dall'altra parte della città, però vabbè. Devo anche fare la pausa a proposito, che non so se là è compreso nella città o meno, suppongo tanto di sì, quindi posso andare. Guardami un GPS un po' decente, grazie. Siamo attenti qui che c'è marciapiedi. A non investire nessuno. Ma che fortuna. Tutti i semafori verdi per me, ma grazie. Perfetto. Ora questo qui verrà verde. Ve lo dico io. Ma se è appena partito quello può essere anche di no. Quindi mi tocca rallentare. Dai, sii ragionevole, semaforo. Vieni verde. Sii ragionevole. Bravo. Dio, il vero avrei commesso un'infrazione perché l'ho passato la linea di arresto quando era ancora tipo arancione o giallo comunque. Ora suona qua. Io avevo il volume a 6000, ecco perché lo sentivo forte il rumore del camion. No, infatti dicevo, boh. Aspetta, ma non sto mica già violando. No. 11 e un quarto. Sì, ma già che c'ero potevo fermarmi di 2 minuti di più. Ah, in teoria ho fatto 43 minuti di sosta. Per scaricare. Averlo saputo mi fermavo un attimo di più. Ora qua ci sono i lavori. Bene. Questo gira. Non lo so, non vedo la freccia. Andiamo. Sembra di no. Sì, vabbè, ma tanto se è andato così avanti lui non c'è pericolo. Dai, rallenta tempo, su. Che siamo in città, non vedo perché dovresti andare sempre così forte. Ecco, brava, hai rallentato adesso. Questo quest'audio mi fa... Vai, su. Addirittura l'imballatrici? Non so se chi l'ha fatta. Cioè, chi ha fatto questa zona abbia ben chiaro. Questo sembra cemento. E poi è fatto dalla parte sbagliata. Perché funziona dall'altra parte l'asfaltatrice. E. Non so se. Bello, sto dico. Non so se chi ha messo quelle imballatrici lì abbia un minimo di nozione di agricoltura, diciamo, perché quelle lì servono per imballare il fieno. Le ha messe su dei lavori stradali, quindi non so. Cioè, penso che chiunque sappia riconoscere un'imballatrice, più o meno. Però vabbè. Perfetto. Allora, carichi. Vediamo un po'. Attrezzature mediche. Dove devo andarle a prendere? Di qua. Va bene, questa è l'azienda quella strettissima. Bene e benissimo anche. Dov'è? Qua. Bello sto NTM, mi piacciono. Non ci penso mai a prenderli. Per girare in Svezia dovrebbero andare molto bene. Questo Limetech mi ci sono anche affezionato abbastanza. Perché è veramente buono. C'è l'asse sterzante. Ti segue abbastanza bene, è bello. Quindi mi piace. Io non vedo le strisce bianche, sto andando un po' a caso. Ok, più o meno ora le ho viste. Ho visto che sto andando anche troppo contro di là. Quindi cerchiamo di venire più in qua.
Sembra di sì. Troppo. Ora che vedo dal di qua posso mettermi dritto finalmente. Perfetto. Ok, vabbè, dato che ci sta poco a caricare, posso anche rimanere così, che me ne frega. Rimaniamo così, che almeno siamo tranquilli. Ok, beh, direi che... Vabbè, quello dietro lo lasciamo giù, quello... Quello del camion lo alziamo, carrello, tanto... No! Mi sono mosso. Oramai tanto non vale più la pausa, quindi... Posso anche andare in Indocina, che... È uguale. Se stavo fermo ancora 2 secondi, mi facevo la pausa. Non credo di averla fatta. Infatti, 42 minuti ne ho fatti. Mi vado a parcheggiare qui. Così chiudiamo anche questa puntata. Perfetto, Norfolk Line, tutti e due. Uno con un CF e l'altro con un ma... Ah no, 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 questo non è Norfolk Line. Perfetto. E ci mettiamo qua. Perfetto, guardiamo la colonna in modo da metterci un po' in squadra. Bene, andiamo un pochino indietro così non abbiamo il rischio che ci aprano le porte dietro. Ok, perfetto. Direi che potrebbe essere sufficiente. Sì, forse sarei potuto andare ancora un po', però vabbè. Detto questo, facciamo subito la pausa. Quindi facciamo venire le 12.7. 8.7. Perfetto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.